Ragazzuoli, oggi siamo qui in un nuovo video. Prima di iniziare voglio sempre ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina per ricevere tutte le nostre notifiche, ma soprattutto di condividere questo video con tutti i vostri amici, condividere il mio canale, perché ragazzi siamo quasi a 200 iscritti. Lo so, non ho ancora fatto il video per i 100, ma farò un video speciale 100-200 quando arriveremo ai 200. Ah, con il fatto della quarantena non l'ho proprio potuto fare, ragazzi. Ok, detto questo, andiamo. Allora, oggi, anche se molto in ritardo, andremo a fare una scelta molto difficile. Dragon Ball Fighters contro Dragon Ball Xenoverse 2 o 1, io ho 2 perché ho una Nintendo Switch, però dettagli. Allora, mi avvicino così anche voi li potete vedere bene, ma credo proprio che già li conosciate. Infatti vedete che c'è anche il logo Nintendo Switch 1 e 2. Ok, allora, iniziamo da... allontano un po' così, ok, perfetto, da Fighters. Ok. Allora, Fighters è un gioco tutto quanto fatto a mo' di anime. Infatti potete vedere anche delle immagini sul retro, tutto a mo' di anime. C'è la storia che andiamo a ripercorrere, dove ci sono dei fantocci tipo Super Smash Bros, creati da... credo Android numero 21, ancora non l'ho finita tutta la storia. E voi comandate diversi personaggi, voi siete un'anima che va di personaggio in personaggio. Potete controllare tipo nel primo capitolo, controllate tutti quanti buoni, nel secondo tutti quanti cattivi e nel terzo io ancora non ci sono arrivato. Allora, andiamo a vedere le caratteristiche esclusive, ossia proprio qui dietro, sono scritte proprio qui. Allora, sono controlli semplificati per Joy-Con singolo, multigiocatori in locale con due console Nintendo Switch, fino a 6 giocatori offline nella modalità incontro di gruppo. Ecco qua, potete leggere, ma no, sicuramente non vi metterà a fuoco, proprio qui, ma ovviamente non vi metterà a fuoco e dovreste leggere tutto al contrario. Infatti possiamo vedere che si vede questo invece, schermino così, da questo schermo unico 1, così da 1 a 6, così da 1 a 6. Ok, allora, Fighters è un gioco in cui gli spazi sono veramente piccoli, cioè non puoi andare chissà dove, ok? Lo spazio è piccolo, però è molto bello, sinceramente, tutto quanto con animazioni bellissime. E quindi questo era Fighters, ve lo consiglio se volete gli spazi piccoli, Fighters è il vostro gioco. Passiamo adesso a quell'altro però, passiamo a Xenoverse 2. Come ho detto, sono due giochi totalmente, ma veramente totalmente diversi. Allora, qui dice che rivivi i momenti più importanti di Dragon Ball. Quindi voi qui vi creerete il vostro patroller, a differenza di Fighters, in cui comanderete i personaggi di Dragon Ball. Qui controllerete un patroller che sceglierete voi la razza, sceglierete voi tutto quanto, il colore, i capelli, tutto quanto. A differenza del patroller, cioè non del patroller, della razza che sceglierete, ci saranno appunto diverse trasformazioni, ma questo già lo sappiamo, era solo per fare un riassunto completo. Allora... in questo gioco ci stanno due personaggi che normalmente non ci sono nella storia di Dragon Ball, Mira e Towa. Towa è una scienziata che in pratica fa diventare malvagi, super malvagi, molto più potenti i cattivi. Faccio un esempio, primo capitolo della storia, abbiamo Goku e Piccolo insieme per sconfiggere Radish. Come dimenticare quel momento? Sì, qua varia, perché arriva Towa e Mira e in pratica fanno diventare super cattivo Radish, quindi più potente, e lui evita
vita il cannone dell'anima speciale, facendo fuori Goku, non facendolo fuori, battendo Goku, non c'era nessuno a bloccarlo, e quindi poi il Makanko Sanpo, mamma mia che bello, non è andato per niente a segno. E voi con il vostro controller dovete risolvere questa situazione, poi la storia riprenderà tutto quanto il suo normale. A differenza di Fighters, anche un'altra cosa, ci sono spazi molto più ampi ed è in 3D. Infatti vediamo anche immagini qui dietro, che è tutto quanto in 3D. Le razze sono quelle di normalissimo Dragon Ball, ossia Saiyan, Namecciani, i terrestri, e sono già tre, la razza di Majin Buu, ossia i Buu si chiamano, e il clan di Freezer, i Frisiani, le immaginazioni si chiamano Frisiani, no ok, il clan di Freezer, il clan di Freezer, e quindi, però, c'è un, ha un pro, oddio, un pro, un contro. Iniziamo dai pro. Allora, pro, NDLC, adesso cambiamo argomento, scusate, mi sono dimenticato di dirlo. Cambiamo argomento, andiamo a parlare dei DLC. Abbiamo parlato delle caratteristiche del gioco, passiamo ai DLC. Allora, Dragon Ball Xenoverse 2, pro, possono esserci più personaggi in un DLC, contro, costano veramente una marea, 7-8 euro per un DLC, cioè 30 euro per avere tutti gli DLC, e io l'ho comprato, però ok, costano un bel po'. Pro di Fighters costano di meno, molto di meno, infatti costano 4-5 euro, 4,99 euro, se non sbaglio, correggetemi sotto nei commenti se ho sbagliato. E contro, però, in ogni DLC ci sta solo un personaggio. Quindi, decidete voi. Ok, bene ragazzi, credo proprio che questo video sia finito. Ho detto tutte le cose che mi ricordavo che dovevo dire. Spero che questo video vi sia stato utile per fare la vostra scelta. Sceglierete Xenoverse, sceglierete Fighters, o sarete pazzi come me e li sceglierete entrambi. Io vi saluto e noi ci vediamo quindi alla prossima. Ciao!